Eccolo. Sì, pronto. Sì, pronto, pronto, Hank. Sì, salve, sono sempre io sul mio Discord. Eccoci. Eccoci, arrivo. Procedo a proiettarti anche nella diretta. Eccoci qua. E poi così. Ciao Eccoci. cucciolo. Sei Eccoci. ufficialmente streammato. Chiedo al mio direttore della fotografia Un di aggiustamento. aggiustamento delle luci. Allora, la chat ti saluta con foga facendo l'iconcina che fa così. E Ciao, ciao. bentornato. Sono trascorsi Grazie. 7 lunghi mesi, ma è sempre bello averti qua. Cosa è successo in questi 7 mesi? Quali aggiornamenti ci dai? Non granché, ho lavorato su un paio di produzioni, una teatrale e una televisiva. Quella teatrale è attualmente sui palcoscenici, cioè un racconto di Fabio Genovesi, il calamaro gigante, trasposto in teatrale da Angela Finocchiaro. E in questa commedia io con il collega Diego Maggi abbiamo composto musiche e canzoni. Ah. Questa cosa sta andando molto bene, attualmente al Teatro Manzoni di Milano, girerà per tutta l'Italia per 150 repliche complessive fino al 2025. Ah, però. Quindi se vi capita andatela a vedere perché è una cosa bella, emozionante e poi credo che a me venga circa 30 centesimi a biglietto di quelli che spendete, quelli lì vanno insieme, Vabbè, vanno in diritto però d'autore. al di là del vile danaro è una bella cosa da fare. Sì, no, ma anche al di qua. Come dice il mio amico Giorgio del Trio Medusa. Del Trio Medusa è il cognome, Certo. la famiglia del Trio Medusa, insomma, fonda le sue radici nella Roma dei secoli. Lui dice: sono giunto ad un'età nella quale non mi preoccupa passare alla storia, ma voglio passare alla cassa. E Ecco. questo devo dire che è un pensiero comprensibile. Bello, beh, diciamo alla storia di cose ne hai già fatte, quindi ci sta anche dare un occhio alla Sì, è il cassa. momento della cassa, È dai. Anche giusto, è giusto, è giusto. E invece perché l'altra. noi poveri musicanti, musicarelli o che facciamo queste cose buffe, per chi si lamenta del lavoro precario, questo è il lavoro precario per eccellenza da quando inizia tutto il resto della vita. Quindi, insomma, prima di finire alla casa di riposo Giuseppe Verdi, che già sarebbe una cosa, perché non è male la casa Può di riposo andare, Giuseppe Verdi. può cioè, immagino ci siano case di riposo dedicate a personaggi meno piacevoli. Sì, esatto. Per esempio c'è la casa di riposo Hitler, Che non è che al di là di un bellissimo. certo rigore nei regolamenti, però non è che sia proprio il massimo del buon umore. No, una cosa bella della casa di riposo Giuseppe Verdi, e non posso che notarlo ogni volta che ci passo, è che con l'oscurità e con la notte la silhouette di Giuseppe Verdi, della statua di Giuseppe Verdi che c'è nella piazza, si proietta su un palazzo di fronte e sembra veramente l'ombra di un gigante. E pensavo che invidiavo chi ha la camera da letto nella testa di Giuseppe Verdi, che credo che ascolti della bella musica, nella testa ombreggiata, Naturalmente, diciamo. naturalmente. E, tra l'altro, prima che mi dici dell'altra cosa che hai fatto, colgo l'occasione per parlare di questa cosa del danaro. Ah, innanzitutto qua sull'internet noi siamo molto più di bocca buona, no? Ho visto che con gli Elio c'era stata quella pubblicità del McDonald's. Noi qua pubblicizziamo le peggiori merde e nessuno ci dice niente, quindi Bravo. non ti preoccupare da questo punto di vista. Però invece Non mi sono mai voi preoccupato. artisti veri, siete a quanto pare obbligati ad uno standard etico nella pubblicità. Sì, standard etico, peraltro stabilito, non si capisce da chi cazzo, se posso, Certo. se si può usare un francesismo. No, nel caso della questione McDonald's, io ho fatto proprio ho commesso l'ingenuità di fare la cosa che non si fa, cioè dare retta, rispondere ai Al troll, alle teste di flame. cazzo, perché
possono non piacerti gli hamburger McDonald's, ma venire a dire voi siete complici del genocidio in Palestina perché avete fatto questi 30 secondi per la McDonald's, perché questo? Ah sì, perché alcuni punti di ristoro McDonald's israeliani avevano offerto panini gratis ai soldati. Quindi È un diciamo chiaro dei franchise collegamento. È locali. un chiaro collegamento. È un chiaro collegamento, Un cioè. chiaro collegamento, se il proprietario di un ristorante McDonald's di Tel Aviv regala dei panini a dei soldati, è ovvio che gliele storie tese abbiano le In mani che grondano del sangue dei morti combutta con questo. palestinesi. Com'è? No, siete evidentemente in combutta, cioè voi avete scelto perché avete sempre detto di no a McDonald's, ma appena quel punto vendita ha fatto questa azione, ha detto Esatto, abbiamo adesso è il capito. momento. Non si finisce mai di stupirsi per le stronzate. Quindi niente, lì ogni tanto ho un po' perso le staffe, però la cosa che mi diverte è stato che poi tutte le varie piattaformine, clickbait, che si spacciano per fonti di informazione, hanno scritto bufera social, su Elio le Certo. storie tese. E Rocco Tanica offende un fan, c'era scritto. È molto bello perché ci offende la madre di un fan. Ed è molto bello perché cioè, credo che abbia un nome in sociologia questa cosa, il convincersi di qualunque stronzata perché qualcuno l'ha affermata prima, e quindi il concetto è lo ha detto internet e allora deve essere vero. Una volta era lo ha detto il telegiornale, quindi deve essere vero. E cioè che mi hanno detto che io ho offeso la madre di uno perché uno mi ha chiesto: ma esiste uno sponsor al quale non vi siete venduti? Al quale non vi siete ancora venduti? A parte diciamo, la malignità della domanda, per cui per un'iniziativa privata retribuita quale la pubblicità, bisognerebbe chiedere un permesso o aderire a un qualche codice etico. Io penso che non aderirei alla pubblicità di, non so, di una app per scommesse online, come invece molti illustri colleghi hanno fatto. Sì, Però dico, su un anche i miei tipo di colleghi. panino che, per quanto criticabile, io mangio spesso, che non mi caghi nel cazzo. E comunque avevo risposto alla domanda: c'è un'azienda alla quale non vi siete ancora venduti? E io ho risposto: sì, tua madre, perché non aveva abbastanza budget. E questa cosa è stata malignamente interpretata come se il budget servisse per pagare la madre, No, no? è E per pagare la quindi. pubblicità a un'attività della madre che poteva essere qualunque. Ma no, invece non è così, perché se lei dice a quale, lui dice a quale sponsor non vi siete ancora venduti, risposta a tua madre, cioè a tua madre come entità sponsorizzatrice, tua madre come McDonald's, come Infatti, Barilla, ah, in quel senso, capito, capito, quindi non è una non ci sono prestazione. venduti ancora a tua madre perché tua madre non ha abbastanza budget. Da qui la risposta, ma se la analizzi sotto qualsiasi punto di vista, analisi logica del periodo grammaticale, vuol dire solo quello. E invece è venuto fuori a offende il fan perché gli dice che vogliono pagare sua madre o non hanno abbastanza soldi per pagare la madre. Non è così, è la madre che non ne ha abbastanza per pagare noi. Quindi in Un'ipotetica realtà tua noi. madre SRL, La insomma. madre SRL, cioè stavamo in realtà eleggendo in qualche misura, elevando, nobilitando la figura materna a soggetto imprenditoriale. Invece non è stato colto così dal grande Non è stato pubblico. colto così, però appunto la madre della testa di minchia è sempre incinta, come recita Ma il. tu negli anni, perché tu hai vissuto un po', io sono un po' di questa idea, c'è una fama pre-internet e una fama post-internet, e tu l'hai vissuta un po' entrambe, no? In quella pre-internet eri un po' un Pre-social personaggio. e post-social più che altro. Sì, esatto. Cioè, quella, diciamo, pre-social era una fama quasi, di sacralità, cioè la persona famosa viveva da qualche parte, non è che avesse grande contatto con i fan, eccetera, eccetera. E invece adesso, ovviamente, questo è cambiato molto. Tu hai. No, la domanda mi sorge dal fatto che,
hai un po' perso le staffe, quindi mi viene il dubbio se ancora ti fanno girare i coglioni e i commenti magari stupidi o non sensati che fanno parte, per chi come me sta sempre su internet, è proprio parte dell'inevitabile parte del mestiere. No, ma ovviamente bisogna distinguere. Io in genere, se c'è qualcosa che mi fa da sempre cagare, è chi sono i codardi che si nascondono dietro uno pseudonimo e un'icona. Se tu hai un nome, un cognome e una faccia, ti assumi il peso di ciò che dice che scrivi. Se sei Antifa 2001 e hai come simbolo un pugno chiuso, un mattoncino o una baguette, sei una stringa di codice binario. Quindi quando quelli Certo. dicono ha offeso, ma chi ho offeso? Dico, non c'è nessuno che abbia un nome o cognome, gli posso anche rispondere come faccio spesso, suca, perché comunque un esserino umano che si dibatte fra i suoi 21 follower c'è sempre, quindi mi diverte l'idea, se non ho un cazzo da fare, di rispondere a qualcuno. Però d'altra parte, rispondo volentieri e pure cordialmente a molte persone che invece Vero, vero. si esprimono educatamente. E, bene, ero curioso di questo aspetto. No, diciamo, qua anche noi abbiamo avuto. C'è un livello di etica più basso, ma anche qua c'è. Tipo, alcuni miei colleghi sono stati sponsor. Cosa peraltro illegale, di gioco d'azzardo, cioè che proprio giocano d'azzardo in stream, cose più o meno appropriate. Quindi anche noi un po' abbiamo questa linea etica che ci può stare, però non so, nei nostri contenuti siamo più abituati, no, a inserire le pubblicità, a dire ah, mi hanno mandato il nuovo trucco del. Quello che è, quindi ero niente. E invece la seconda cosa, tornando alle cose serie, la seconda cosa che mi dicevi invece di questi mesi? Che ho lavorato alla terza edizione di un programma leggero, per come viene definito, però molto ben fatto, e cioè il programma si chiama Michelle Impossible 3, ed è un programma con Michelle Hunziker, che adesso sta patendo anche lei un po' di rinculo per le pulci che hanno fatto a quella sua associazione, della quale io non conosco, sì, conosco l'antefatto perché mi ricordo che esisteva, ma non so delle loro attività. Io posso esprimermi solo per il lato artistico e dire che raramente ho incontrato una brava e in gamba e con le palle d'acciaio come Michelle Hunziker. Cioè, il terzo anno che ci lavoro, ci avevo lavorato nei primi anni 2000, lei era giovanissima, l'ho ritrovata qualche anno fa, e quindi in questo programma dove si alternano ospiti, numeri musicali, comici, eccetera, eccetera, io mi occupo di un po' della parte musicale. Quindi le sigle, gli sketch musicali con gli ospiti, eccetera, eccetera. E devo dire che ovviamente gli obiettivi e i risultati sono diversi, però Michelle Hunziker io la colloco tra le lavoratrici con la tripla A del calibro di Paola Cortellesi, Dandini. Michela Giraud, Virginia Raffaele, Luciana Littizzetto, cioè molto precisa, molto sul pezzo, che se non sa una cosa non dice non mi piace. Sono molte le persone che io conosco anche nel mio ambiente che quando non sanno fare una cosa dicono questa cosa non mi piace, non è il mio genere, quindi non la faccio. No, questa cosa ti potrebbe anche piacere e probabilmente ti piace, ma non la sai fare e non vuoi ammettere che non la sai fare e sei troppo pigro per impararla. Quindi, come la volpe e l'uva, nella famosa fiaba, dici no, l'uva è acerba, in realtà non arrivi all'uva. Ecco, Michel Hunziker invece è una persona coi fiocchi, con un solo difetto per quanto mi riguarda, e cioè che
è più temperata dell'acciaio e quindi è la prima ad arrivare in studio, negli studi televisivi alla mattina alle 10 e l'ultima andarsene a mezzanotte. E mentre sono stato seduto in sala o davanti al computer o a seguire l'andamento dei vari numeri, lei li ha fatti tutti, a partire da quattro coreografie, balletti, canzoni, prove con gli ospiti, Renato Zero, Alessandro Gassman e tutti quanti. E quindi nessuno osa dire, beh, sai che c'è, sono un po' stanco, vado a casa. Perché lei è sempre lì come il capitano della nave. Ecco. Quindi qual è il difetto di Michel Hunziker? Che non si stanca mai. E questo ogni tanto diventa un problema, cerchiamo di fiaccarla con dei grappini, Così ma non ci riusciamo. da sciogliere un po' lo stacanovismo. No, ma mi sa che quello attiene proprio all'etica È elvetico-teutonica. la Svizzera, ma ho un'amica svizzera che si chiama Michelle anche lei e non è così, quindi Non è così. non so se sia della terra, potrebbe essere una delle cause. Ma parlandomi di programmi, quindi è questo programma quando così ce lo segniamo. Dovrebbe andare in onda adesso a marzo, credo, intorno a metà marzo. E mentre, ah sì, poi dopo invece ci sarà LOL i primi di aprile, credo. LOL dove tu partecipi, o hai già partecipato? Dove partecipo come concorrente, Come diciamo. persona che fa ridere, ma non ride. Una persona che cerca di far ridere e intanto cerca di non ridere, e insomma, da un po' di prove, da un po' di verifiche che ho fatto su me stesso, subito dopo che mi hanno proposto, prima di sapere chi erano gli altri del cast, mi sono allenato guardando tonnellate di comedy. Cioè, ho cercato di espormi il più possibile alla comicità Astuto. in qualsiasi forma per vedere quanto riuscivo a resistere oppure a non essere preso alla sprovvista. E perché è un po' Cioè, quello del vabbè, tu fai ironia da tutta la vita, fai ridere da tutta la vita, così sembra un insulto terrificante, però ti occupi di questo da tanto. Sei riuscito in questa fase di preparazione a capire cosa vuol dire far ridere in maniera più scientifica per evitarlo? credo che esistano meccanismi irresistibili. Il meccanismo irresistibile è il meccanismo comico, però come, che ne so io, l'innesco di un ordigno o il disinnesco, devi saperlo innescare e disinnescare, perché la stessa barzelletta con le stesse parole fa più ridere da uno che da un altro, Certo. perché il tempo, le pause, il volume, il suono della voce, sono tutti elementi che possono concordare. E io sono abbastanza bravo a mantenermi serio se devo mantenermi serio. Questo mi deriva, come credo chiunque all'ascolto in questo momento, mi deriva dai tempi di scuola, quando non puoi ridere assolutamente in quel momento, perché c'è il prof che sta cazziando, c'è il preside, oppure qualcuno ha fatto una minchiata così divertente che devi ridere, ma non puoi. Allora, molto allenamento mi veniva da quel periodo e quindi pensavo alle peggio cose per non ridere. Pensavo, il mio metodo per non ridere a scuola era pensare che venivo costretto dai nazisti a fucilare la mia famiglia. Beh, leggero come pensiero. È stata una cosa così terribile, cioè dove io immaginavo i miei familiari, mia madre, mio padre, che mi guardano con gli occhi sgranati, ma mi dicono: figliolo, fai quello che devi fare, No, ma non ti terribile. preoccupare. Allora io cercavo, cioè mi veniva così la sindrome da Schindler's List e riuscivo a non ridere. Qui ho capito chi nel cast non c'è, ed è una fortuna per me, perché è uno che mi fa ridere appena apre bocca, ma anche senza averla appena aperta, senza averla aperta, semplicemente facendo Esistendo. un cenno, ed è Tony Bongi. Conosci Tony Bongi? No, non Vai conosco. subito a vedere Tony Bongi. Vai www.internet.email Sì.
cerca Tony senza Y, Bongi, Bongi. Tony Bongi. Se hai visto Ah, qualcosa del sì. tuo. Ok, adesso dalla faccia sì. Sì, lo vedi dalla giapponese. Lui ha un modo di utilizzare la lingua italiana che mi fa È impazzire. presente. C'è uno di quelli che riesce ad addentrarsi nelle frasi fatte alle quali ormai noi siamo tutti abituati, per suono e per significato, siamo abituati a che vogliano dire solo e soltanto una certa cosa, mentre lui ti svela un secondo significato possibile e lo fa in una maniera inaspettata, cioè tipo lui dice: sei disperato? Hai perso il lavoro? Non hai amici? Sei pieno di debiti? Non sai dove sbattere la testa? Te lo diciamo noi, su uno spigolo, su uno scaffale, su un cubetto di porfido, ecco dove puoi sbattere la testa, con sicurezza, eccetera, eccetera. Che è Quindi. una delle cose che, anche guardando a quello che mi fa ridere di te, una delle cose che tu fai, cioè giocare con l'uso letterale, l'uso metaforico, quindi è proprio Sì, il tuo campo. solo che se viene in mente a me, magari faccio un sorriso interno e non so come dire, la so già e Certo. quindi non rido. Se qualcuno dice una cosa che non mi aspetto, ancora peggio perché ho proprio il fianco scoperto, diciamo. E forse ancora peggio se sai che sta per arrivare, ma non sai quando, no? Quindi sei lì. Nel caso di Tony Bongi è proprio così, perché lui è come Frassica, non è che cambia faccia quando sta per dire una cazzata, rimane imperturbabile, cioè se uno si prepara comincia a organizzare le difese, no? Cioè vedo che uno sta preparando una battuta, un racconto, eccetera. Ti metti nel contesto, ok. Ok, se Prendo invece il uno sta. fucile. No, se vedo che uno invece sta parlando e mi impallina dicendo, facendo una battuta, per esempio uno che ti fulmina è Abatantuono, che c'è in questa edizione, e io sarò fatto male, sarò fatto a modo mio, ma io rido ancora per una cosa che lui mi disse. Tipo, forse nei primi anni 2000 o sul finire degli anni 90, quando ci ritrovammo in casa di amici comuni, in Toscana per un festone di compleanno, e il giorno dopo la notte, insomma, abbastanza intensa di festeggiamenti, ci ritroviamo a colazione nel primo pomeriggio del giorno successivo e io indosso un paio di occhiali da sole veramente brutti, di quelli che andavano di moda all'epoca, ma che avevo comprato solo perché costavano 3 euro in autogrill ed ero stufo di perdere occhiali e comprarne di nuovi. Erano quelli sportivi con la stanghetta sotto. Non so Brutti forte. se hai fatto in tempo a vederli. Quindi la stanghetta che fa così e si collega qui sotto, li usavano ciclisti sportivi. C'erano quelli di marca e poi tutte le varie sottomarche di merda, un po' fantascientifiche così, e io ne indossavo uno di questi e lui Abatantuono mi guarda e mi dice: Conforti, che è il mio cognome, mi fa: cazzo, Conforti, tu non sei un uomo, figa, sei una 128 Abarth. A me questa cosa qua Ancora fa fece molto effetto. ridere, perché poi io sono dell'epoca in cui ancora le automobili avevano una faccia. Cioè oggi le automobili sono tutte omologate, molto simili, esistono secondo me non più di due, tre, massimo quattro disegni fisionomici, Archetipi a cui tutti si rifanno, sì. archetipi, diciamo, facciali, cioè come conferma, non insegna, come conferma tutta la saga di Cars di Pixar, i fanali sono gli occhi, Certo. il parafango, il radiatore o il parafango sono la bocca, e così via, anzi a volte i cristalli sono gli occhi. E questo perché l'ho detto? Perché l'ho detto per dire le Perché tu macchine. avevi in quel momento la faccia della Abarth con quegli occhiali.
Ah sì, esatto, perché lui diceva che io assomigliavo a una Fiat Abarth e io sapevo esattamente cosa intendeva, perché appunto mi ricordo quando le automobili erano così tante, diverse e caratteristiche e bruttine, molto spesso non filanti o languide, e avevano una faccia. Io avevo un compagno di scuola, che è ancora uno dei due o tre al massimo che vedo, che mi fa piacere vedere. Che facevo una cosa che non ho mai più visto fare ad altri, forse un po' a Gianni Fantoni, che faceva l'imitazione degli oggetti, o anche il mimo di Zelig, che fa l'imitazione degli oggetti, del frullatore, facendo così, girando, eccetera. E lui, il mio amico, faceva l'imitazione delle macchine, diceva che macchina sono, e faceva delle facce, e cazzo, ci beccava la macchina giusta. Io dicevo la 500, la 128, loro magari macchine un po' larghe davanti, faceva il mento per Sì, simulare. perché hai ragione, quando io ero piccolo, io sono del 91, e quando ero piccolo in effetti ti affezionavi alle macchine per le facce, c'era quella un po' larga, un po' che c'era la faccia più stupida, quella che sembrava molto più intelligente, no? Molto più tagliente. Certo. È vero. In genere quelle macchine che si prefiggono di essere aggressive anche nelle prestazioni hanno anche appunto linee Certo. aggressive con gli occhi un po' filanti, mentre una macchina con gli occhi rotondi è più tenerona, anche se già immagino che ci smentiranno e diranno occhi rotondi, la Porsche Carrera c'ha gli occhi rotondi, ma altro che tenerona. Ecco, Allora, la sai qual è la Porsche Carrera somiglia un macchina po' con cui a avrei un fatto luccio. più volentieri sesso dalla faccia? Con la Porsche Carrera avresti fatto No, sesso con alla la faccia? Ford Escort. Ah, certo, la Ford Escort. La Ford Escort, mi ricordo bene la Ford Escort. Vediamola. È durata tanti anni la Ford Escort, quindi vediamo Magari attualmente. più che per la faccia, per il nome che già lasciava intuire delle capacità. Ah, scusami, vedi? Ecco, adesso mi avresti fregato tu perché non l'avevo capita, la Beh, stavo sarei guardando stato adesso. scarsissimo a LOL perché non ti ho fatto ridere. Quindi. Tra l'altro l'ho anche rubata dalla. Non è neanche mia, l'ho pure rubata dalla chat. Pensa che criminale. Ah, dalla chat, ho capito. Quindi diciamo l'hai presa da L'ho internet. presa. Beh, effettivamente sì. Come L'hai presa da prima. internet e quindi non l'hai rubata, perché se c'è su internet è di È di tutti, come mi hanno tutti. spiegato una volta. Sì. No, ma la mia chat devo dire che è abbastanza orientata su questo. Tipo, prima hai detto che Abatantuono ti ha fulminato. E loro dicono: beh, giustamente Abatantuono ti ha fulminato. Giusto, tuono, Sono fulmine. preparati, Ma sono io voglio preparati. vedere la chat, mi è negata? No, te la posso, guarda, te la posso mettere in sovraimpressione. Bella la chat in sovraimpressione. Allora, aspetta che faccio qua dei click. Mi raccomando, chat, comportatevi dignitosamente. Allora, se faccio così, io devo sono qua, poi faccio questo qua. Ok, allora, è lassù, te la faccio un po' più grossa. Ecco qua. Questi sono i ragazzi e le ragazze della chat. C'è attività, buonasera. Vedi Buonasera. che fanno loro, allora, qua su Twitch la metafora è che loro sono tipo delle rane, vedi che sono delle rane che salutano. Ah, sono delle rane? Sì. Ma cosa dovrei capirlo? E sono verdi, quelli che fanno. Ah, però. Quelli che Beh, fanno così. E un riferimento inequivocabile. certo, no, vedi che sono delle rane. Forse così si vede meglio. Ah, sì, alla fine sì, ho visto il ranaiolo, poi un'altra rana. Quindi siete d'accordo che voi, amici del Twitch, siete rane? Sì, è rinomato. Perché, diciamo, Twitch di base non ha tante faccine con cui esprimere le emozioni, però. Gli utenti più hardcore si scaricano il plugin bla 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 che li abilita a fare queste faccette qua e ce ne sono di vario genere, anche alcune semi volgari, cioè un po' di tutto, insomma. Che vergogna, ragazzi. Che schifo. Ma c'è la possibilità di giustificare la chat a destra? Con C'è la possibilità di giustificare la chat a destra? bandiera a destra, adesso è bandiera a sinistra. Sì, ma sai che non so come si fa.
O se no, se la puoi posizionare dall'altra parte per un fatto Di di benestare. simmetrie. Io sono ammalato di simmetrie, quindi ho bisogno di Te vedere. l'appoggio qua, così, ecco, perché rischiava di cadere, tu dici, non aveva un Sì, sostegno. non era appoggiata a sinistra. Ecco, vedi che qua c'è una faccina che loro gradiscono. Possono fare le faccine anche con me stesso. Qui ero io che spiegavo loro come scaldare un calippo per mangiarlo. Ovviamente loro l'hanno interpretato. Ah, ok, e quindi sei stato eternato in questa, Esatto, pensa okay, in questa posa equivoca, mettiamola così. quanto mi vogliono bene. E si divertono così, si divertono così. Ma voglio Questo. dire, non sono da deprecare, noi giovani questo abbiamo, che comunque siamo irriverenti, È così, giusto? questa è una delle massime espressioni di irriverenza. Va bene, quindi non mi ricordo più l'argomento, ma... Ah no, ecco sì, trasmissioni TV, come ti avevo accennato al telefono, poi andiamo a giocare su Suno, ma l'ultima così curiosità che volevo chiederti era un po' se ci potevi parlare di come funzionava il periodo. Con gli Elio avete fatto tante cose in TV, tanti interventi, specialmente nelle trasmissioni della Dandini, no? Quindi Parla con me, Show Must Go Off, eccetera, eccetera. Io ricordo, le avevo viste alla TV e poi adesso su YouTube non ci sono neanche perché la Rai le distrugge tutte, ma su Dailymotion, in siti improbabili, ci sono ancora gli interventi a Parla con me. Erano delle cover che parlavano dei fatti della settimana o comunque quelli più attuali e ce n'erano alcune strabilianti, quella di ricordo di Generale che aveva, se, abbiamo contato sei pezzi insieme diversi, c'era la combo Litfiba e Queen, Papi, mi ha detto culo Regime flaccido, di cuori. regime di cuori, bellissima. Mi chiedo come... Credo ci fosse una puntata a settimana, no? C come No, salti... ce n'era una al giorno. Oh merda, ecco, allora la domanda ha ancora più N'era senso. una al giorno, tipo da lunedì a giovedì, o da lunedì a venerdì. Quindi ce n'erano almeno 4 a settimana e 5 o 5 a settimana. Noi ci trasferivamo a Roma il lunedì, e in realtà tutto praticamente o quasi avveniva in loco, cioè per poter stare sull'attualità, appunto, bisognava vedere le notizie del giorno, al massimo del giorno prima, in modo che fossero commentabili. Per cui il lavoro che si faceva era proprio fare redazione, guardando i quotidiani, vedendo cosa era successo, qual era il tema del giorno. Per qualcosa arrivavamo già pronti, nel senso che se c'era un tema che capivamo sarebbe stato di ampio respiro e sarebbe durato più di qualche giorno, ci preparavamo qualcosa a casa. Se no, come era stato nel caso del Bunga Bunga, noi quella parola non so chi è che l'aveva tirata fuori, qualcuna delle festaiole di Berlusconi, credo, o Sì, qualcuno o dei... forse nel Come, processo, ancora prima era saltato fuori. Sì, no, ma era già molto prima del processo venuto fuori che appunto erano esistite queste famose serate eleganti. E per cui ci fu Repubblica che per prima titolò tipo il cavaliere e le serate Bunga Bunga di Arcole. Per cui quel nome aveva subito conquistato tutti, e quindi per assonanza, due parole brevi ripetute, un po' gergali, eravamo andati a scegliere Waka Waka di Shakira come scheletro, come struttura, e gli abbiamo messo le parole in italiano perché quello era il mestiere. A volte si andava proprio a cercare la certa canzone, una canzone in particolare, perché aveva al suo interno un suono che ricordava l'argomento e quindi giustificava fare una canzone su quell'argomento. Esempio, quando nel caso di Berlusconi ci fu il famoso caso della presunta nipote di Mubarak, Certo. la famosa Ruby Rubacuori, quella ragazza marocchina o egiziana, grande protagonista di queste feste,
Noi avevamo fatto Ruby Babe, Certo. Ruby Babe, che è una canzone dei Drifters, credo, degli anni 50, ma che aveva fatto Donald Fagen. E se l'andate a cercare, Ruby Baby, è tutto in inglese, ma con il testo che parla di Berlusconi, e all'interno c'è uno splendido assolo di pianoforte del tastierista Gentleman, che raramente si avventura sul pianoforte, perché in genere al pianoforte c'ero io, ma è uno che mi serve di barba e di capelli quando si mette al piano. E tra l'altro di Pinerolo come me, uno dei motivi per cui sono fiero di essere di Pinerolo. Esatto. Siete i pinerolesi doc. Sì, facciamo queste cose qui. Dicevo, l'urgenza era un buon motivatore, nel senso che la missione era: ok, sono le 2:30 del pomeriggio, il programma va in onda alle 10:30-11 stasera, ma si registra a partire dalle 7:30 più o meno. Si registrava quasi completamente, cioè andava in onda in differita, ma veniva registrato tutto abbastanza di seguito, come se fosse una diretta televisiva. E nelle 2 ore che separavano la registrazione, come a volte succede nei programmi serali, nelle ore che separano la registrazione dalla messa in onda, in regia, al montaggio vengono tipo asciugati i tempi morti, tagliati Certo, dei ci sta. punti, riportati i tempi a regime, eccetera, eccetera. Quindi noi molto spesso vedevamo in televisione la sera alle 11 quello che 12 ore prima non esisteva. Quindi era anche bello immaginare il passaggio tra non avere la minima idea di cosa si fa oggi alle ore mezzogiorno, Al fino prodotto allo stacco finito 12 ore cinematografico dopo. alle 11 di sera, che vedi che cosa hai fatto, ma non ne avevi idea fino a poche ore prima. Ma una cosa che mi. Ah, avevo un po' intuito che ci fosse questa prima ricerca, almeno del pezzo principale, perché poi quasi tutti hanno delle citazioni, no? Penso vi divertiste a Sì. farlo. Beh, io ricordo la più lampante, sicuramente One for me, one for you, con One for Migoni, in occasione dei dischi. Veramente abbiamo fatto One for Mikoni. Sì, One for Migoni, in occasione del. C'era stato Formigoni con lo scandalo a Milano, Uno dei tanti con suoi. Dacco. E là, tra l'altro, io ho scoperto quella canzone, che è una bomba, da lì. Cioè, per me gli Elio sono Da stati anche One una fonte Central. di espansione musicale, perché andando a scoprire le citazioni, così uno scopre un sacco Ma di sai, lo cose. dicevi, carina sta canzone, chissà cos'è, poi deve scoprire cos'era. Sì, è vero. Sì, È sì. vero, è vero. Oggi riguardavo proprio, ero con mia madre che è molto anziana, le piace la musica, cioè i suoi cantanti preferiti, allora le ho fatto vedere proprio da Parla con me, le ho fatto vedere la sera in cui è venuto ospite della premiata orchestra degli Elettarietese, è venuto Massimo Ranieri, abbiamo fatto un paio di pezzi anche con lui, che è un altro inarrestabile. Molto, ma ripeto, diciamo, per me, io sono del 91, quindi diciamo che la formazione eliatica mi è stata giustamente imposta da mio fratello, che invece ha 13 anni in più. Però devo dire che credo di aver assaggiato tanti generi perché voi li avete o sfruttati o ci avete giocato sopra. Secondo me è un bel modo di esprimere. Aprire gli orizzonti, ascoltarvi, ecco. No, mi rendo conto che spesso siamo stati vettori di generi musicali. Teniamo la domanda, maestro, ma lei farebbe il giro dei famosi anche se la conduzione tolgono Ilaria Blasi? Io non credo che farei l'isola dei famosi, ma non perché non sia avido di denaro e di avventura, no, di avventura zero, di denaro sì, ma perché penso di poter sopportare diverse privazioni, forse anche quella del cibo. Ho fatto delle diete abbastanza drastiche in passato. Però, due cose: insetti,
L'esposizione agli insetti non la sopporto e poi credo che andrei in nomination la prima sera perché io russo molto Ah, ecco. rumorosamente. Ecco qua. E Quindi. allora, siccome mi ricordo delle volte in cui si mettono d'accordo un po' di gente, si mette d'accordo per nominare qualcuno perché è impossibile, di notte non si chiude occhio, eccetera, eccetera. La E anche devo convivenza dire, sarebbe. cagare nella foresta non sono molto propenso. I moschitos, esatto, i moschitos. Anche, diciamo, legato agli insetti, Viene, perché. dice, basta usare i tappi, dice Livia del Runno. Livia, fatto è che non te li fanno portare, cioè la valigia dell'Isola dei Famosi, te lo dico perché conosco la persona che si occupa delle valigie di quelli per l'Isola dei Famosi, cioè tu devi fare la valigia, poi la consegni, perché c'è un apposito apparato che si occupa di vedere se ciò che tu ti porti te lo puoi portare. Ok, cioè Per non viene fatta a mano esempio, l'analisi, è automatizzata. sì, viene fatta a mano, cioè ti aprono la Ah, valigia e ok. guardano cosa c'è. E nella fattispecie mi spiegava questo amico, anzi questa amica, che sono due, insomma, ne conosco due. Come si chiama come potremmo definire, soubrette, anche lei ben voluta di Berlusconi, quella con un seno procace, gli occhioni azzurri, bionda, apparentemente stupidina. La Dai, Minetti, no, la non la mia, Cipriani. la Cipriani, bravo Wolverine. La Cipriani, Francesca Cipriani. All'Isola dei Famosi c'è che ti puoi portare solo due paia di mutande e che devi far ruotare lavandole, Certo. no? Perché teoricamente tu sei un naufrago che sei riuscito a salvare solo poche cose dal naufragio. E allora mi diceva che lei aveva esaminato la valigia di Francesca Cipriani, aveva trovato tipo 15 paia di mutande cucite una nell'altra. Quindi Così da poterle tipo block notice. tipo due mutande molto spesse, che andando a vedere erano ognuna 8 mutande Ah. cucite una dentro l'altra. Vedo che c'è entusiasmo, potentissima. Sì, beh, è una Sempre bella indossare due mutande strategia. quando si viaggia in caso di naufragio, vero, È una bella strategia per passare il controllo, cosa che non ha però funzionato in questo vero. No, caso. cosa non ha fatto, infatti dicevano che quando poi lei si è aperta la cosa, perché poi tu la valigia per l'isola te la ritrovi sull'isola. Quindi se è stata depredata o cambiata, non lo sai, lo scopri lì. Non lo sai, non ti dicono niente, Bello. perché all'Isola dei Famosi passi forse i primi giorni, i primi 2 o 3 giorni ad ambientarti in un resort costiero e poi vieni trasferito lì. Ma più serio del previsto, credevo fosse un Sì, po'. molto serio. Molto serio. E quindi ecco, no, non credo che non farei come si chiamano? Sono dei Reality. talent, questi. No, non sono dei talent, reality. Probabilmente li farei anche se pagato bene, però non dove c'è da privarsi della libertà, Sono un po' morti i reali, dell'epiderme. credo. Cioè, no, non sembra. Perché anche qua, se vuoi il vero reality, guardi qualunque cosa su internet ed è ormai tutto trasmesso abbastanza. Allora Sì, io ricordo. la domanda: se riesci a costruire 10 paia di mutande sull'isola, puoi tenerle? Sì, te le fai con le foglie di palma e poi te le tieni. Quindi anche i tappi ipotetici, oppure tu avresti potuto costruirti un cesso di legno. Uno va, magari si costruisce un cesso, esatto, ma dopo ti nominerebbero perché dicono: ecco, c'era a disposizione il materiale per fare la copertura per noi, lui invece si è fatto il cesso. Sono già pronto, sono Vedo già. che ci hai pensato molto. Certo, ci ho pensato varie volte. Sono già incazzato per le nomination che potrei prendere e non ho ancora Senza preso. neanche sapere chi ti nominerebbe, però già sai che succederebbe. Senza sapere chi c'è sull'isola, senza sapere. Però penso che farei qualche lite di quelle dove due si dicono: basta, tu non mi parlare più. Cioè, ma chi cazzo ti voleva mai parlare? No, lavati la bocca quando parli con me, ma non sei niente tu, bla bla bla, queste robe qua.
Che poi vanno forti alla TV, quindi in realtà sarebbe. E Sì, il Duopo. battibecco va sempre forte. Il E battibecco va sempre forte. cosa. No, io mi ricordo in merito ai reality, quando uscì il primo, il più famoso, il Grande Fratello, ero piccolo e mi ricordo che rimasi sconvolto. Cioè, la pubblicità era niente, non diceva niente, c'era solo sta musica e poi una telecamera nel muro. Cioè, oddio, che cazzo, cos'è sta cosa? E mi ricordo io facevo karate ai tempi e mangiavo sempre un toast, tutte le due toast quando tornavo. Mi ricordo che era un martedì sera della prima edizione, per dirti quanto mi ha segnato, cioè quanto era una cosa nuova. Mi ricordo che ho guardato tutta la prima puntata allibito mentre mi sgranocchiavo i miei due toast di merda. E poi adesso, dopo credo 95 edizioni, direi che si può anche mettere a riposare, cioè non, la No, novità. ma anche perché adesso è praticamente è solo copione e quelli che ci sono dentro per la maggior parte dici chi? Eh sì, Ma soprattutto la versione anche VIP. all'epoca erano tutti sconosciuti, poi qualcuno è diventato conosciuto come il povero Pietro Taricone. Ma ti dico Certo. questo, anch'io ero rimasto colpito da questa cosa qua, ma più che altro non tanto perché c'è la telecamera che osserva, ma perché sono sempre rimasto colpito dall'idea di convivenza forzata. Allora dicevo, ma cazzo, ma questi adesso stanno lì in 10 nella stessa casa con un solo cesso, con le camere così come capita e non possono uscire, non possono. Mi ricordo che la prima sera questa cosa mi aveva così colpito, io ero già grandicello perché credo che sia del 97-98 il primo Sì, GF, più o meno condotto 2000, da credo, una roba del genere. Daria Bignardi, tipo. Sì. C'era Daria Bignardi, poi ci fu la Barbara D'Urso e poi varie altre. E mi ricordo che alla fine di questa cosa, sarà che la Bignardi gli conferiva anche una Vero, austerità, vero. cioè, non è così la situazione stupidina come oggi. Io mi ricordo che dopo averlo visto non riuscivo a dormire e presi un tranquillante per riuscire a dormire Ah. perché troppo turbato. Fenomeno, Da sì, vero fenomeno di massa. E hai ragionissima sulla cosa della Bignardi, perché io, che ovviamente non capivo quasi nulla di quello che succedeva, mi ricordavo però che Daria Bignardi faceva un'altra trasmissione che si chiamava Tempi Moderni, la cui sigla faceva paura. La sigla e la pubblicità faceva. Perché era una roba intensa, no? Poi i tempi moderni c'erano tipo delle macchine. E quindi c'ho, non solo già la trasmissione mi sembra paurosa, Il Grande Fratello, ma è pure presentato da questa qua, che è una che fa paura, cioè che fa cose di sì, paura. perché lei appunto con quell'austerità e il sorriso, dove però è il sorriso che ti squarta, faceva un po' impressione.